Buongiorno a tutti, oggi è il 2 marzo, finalmente c'è il sole, adesso vi faccio vedere poi il cielo, ma si vede qua che il sole bacia i belli. E sono qua in cortile perché devo tagliare ancora un po' di legna, perché ha fatto freddo e abbiamo consumato tanta legna questi giorni, e anche per farvi un piccolo aggiornamento sul nostro piccolo orto, perché ha fatto freddo è vero, però qualcosina è cresciuto e qualcosina sta cominciando a spuntare. Ecco il nostro mini orto, vi ricordate? Qua ho messo l'aglio, laggiù la cipolla, qua le bietoline, le zucchine e laggiù le fave. Per adesso, allora, fave e zucchine, come vedete qua zucchine 0 e fave 0. In compenso l'aglio sta andando avanti e sta crescendo. La cipolla a me sembra più o meno uguale, però sta cominciando a uscire. Aspetta che lo devo trovare, aspettate che lo devo trovare, perché eccolo qua. Eccola qua, visto? La prima bietolina. Anche se ha fatto un po' di freddo, cominciano a uscire le prime verdurine. Speriamo, mamma mia quanto sole. Speriamo che continui così, anzi che acceleri anche un po' il processo, sperando anche che faccia caldo, che così prenderanno un po' di sole e questo aiuta. Vabbè, vado a tagliare questi due bancali giusto per oggi e poi vedremo. 2000 years later. Abbiamo tagliato la legna, adesso arriva la cosa più brutta, devo posarla, ma prima piccola pausa, ci si scopre le braccia, si è in mezze maniche e si prende un po' di sole per la vitamina D, si riesca a tenere gli occhi aperti, sì, ok, dopo posiamo la legna. Ecco come la metto a posto, ci pensa mia moglie. Cosa ti sto? Mi stai ricattando. Perché? Io non ricatto. Tu sai che poi cucino bene, se no niente pappa stasera. Eddie, cosa fai? Mi fai un'altra buca? Sì, ma io non posso spendere sempre soldi per tappare le buche che mi fai. Dai, basta. Che cucchi sei davanti all'obiettivo? Aspetta, 4. Dai. Facciamo vedere la reazione che ha Eddie quando arriva un pacco. Abbiamo fatto un ordine per due secondi. Vabbè, ve lo spiego dopo. Questo è mio. Poi aspetta. Attento al filo.
Dicevo, ho fatto un ordine su Amazon perché non riuscivo a trovare, meglio c'erano ma costavano veramente tanto. Ci servono delle lame del seghetto alternativo, visto che ci hanno abbandonato la motosega e la sega circolare. È mio! È tuo, è mio. Ci hanno abbandonato, allora l'ho prese così e l'abbiamo approfittato per farvi vedere anche la reazione di Eddie quando arriva un pacco da Amazon. Un pacco in generale. Un pacco in generale, però soprattutto quelli di Amazon gli piacciono. Anche cookie in realtà, però quasi si vede. Sto mangiucchiando sul pezzettino. Perché lui è piccolino. Cioè i moti devo dare anche questo, no eh? Allora, vediamo come sono. E sono praticamente così. Che carino. Con la custodia ci sono 2, 4, 6, 8, 10 lame, giusto? Due per il metallo, due per il legno e c'è anche quelli per il legno ma per il taglio curvo, queste qua, meno male. Come si aprono? Ah, figo! Praticamente per aprire basta sollevare questo, che è la protezione. Dentro ci sono le due lame. Si abbassa così e se ne prende una. Non so se si vede, però. Dentro sono così. Basta, hai finito di distruggere. E poi via. Oh, questo qua lo possiamo bruciare? È mio. Anche perché guarda c'è anche il disegno di quello che sarebbe questo, no? Con un taglio grezzo. Comunque, se qualcuno fosse interessato, che gli piace il fai da te, soprattutto il lavorare in legno, vi lascio le provo prima e poi vi lascio il link sotto in descrizione per trovare. Non costate neanche tanto perché mi sembra 12-13 euro. Vi lascio il link in descrizione. Poi allora, vediamo che ci vediamo tutte e due. Se riesco a stare fermo. Buonasera, ci stavamo dimenticando di salutarvi perché abbiamo fame e sì. Siamo anche stanchi. Oggi la giornata è un po' così, no? Tranquilla, non tutte le giornate sono super. Wow. Le giornate sono un po' monotone. Monotone perché non state dietro a Ed, non vedete quello che c'è dietro a Eddie, perché stare dietro a lui è un lavoro. Sì. Comunque adesso noi mangiamo, ci siamo fatti del pane in padella, della verza marinata, cavolo che cappuccio. Il cavolo cappuccio marinato che vedrete sul suo canale, e noi andiamo a mangiare e poi ce ne andiamo a letto. Ci vediamo al prossimo video, vi ringraziamo per aver visto il video e alla prossima. Ciao! Ciao!